l'ex appunto al sottufficiale dell'aeronautica militare Roberto Nuzzo, l'intervento di Massimo Mazzucco, con particolare riferimento appunto all'affermazione sulla Meloni che dovrebbe rispondere a Mattarella, il quale a sua volta risponde a Washington. Che cosa ne pensa, Roberto? Io ho portato con molta attenzione e sono d'accordo con lui. Ritengo che siamo veramente legati in maniera molto forte con gli Stati Uniti, una lunga tradizione, voglio dire, di rapporti internazionali. Però devo dire, io ho fatto 37 anni in aeronautica militare, ho fatto 30 mesi di missione all'estero nell'egida sotto la NATO, e alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, rivedendo anche un po' la storia, io non mi riconosco più in quella che è la logica della NATO che era nata, scusate il gioco di parole. Sarebbe dovuto essere un'organizzazione che tutela la pace, e invece vai a scoprire che invece si sta comportando tutto in un altro modo. Io non so voi se siete a conoscenza di un documento chiamato, un attimo che lo cerco, quello della Rand Corporation, ma non è quello del 25 gennaio, del quale ne abbiamo già parlato. Qualcuno dice che è pure falso, anche se il giornale svedese continua a dire che è vero, ed è stata anche ripresa la notizia da NTD degli Stati Uniti, che ritiene che sia autentico. Ma okay, al di là di quello, Roberto, ecco, la Rand Corporation... Sì, approfitto di dirti che abbiamo pochi minuti per concludere i vari collegamenti, perché siamo in tanti in studio, così... Chiudo con una battuta. La Rand Corporation nel 1966 ha stilato un rapporto chiamato Iron Mountain, che io manderò alla redazione in modo che possano prendere visione, dove sinteticamente in 68 pagine l'essenza che ho colto è questa. Il rapporto dice: la pace non è nell'interesse di una società stabile e non è nelle migliori interesse della società raggiungerla. La guerra fa parte dell'economia, pertanto è necessario concepire uno stato di guerra per una economia stabile. Questo lo dice la Rand Corporation, che è il think tank del Pentagono. Quindi significa che la NATO non ha l'interesse a ricercare la pace, e soprattutto, voglio dire, riguardo l'Italia, farebbe bene a rispettare la Costituzione, perché l'articolo 11 parla di ripudio della guerra. Non si è sentito parlare di diplomazia, e questo è molto grave. Sono amareggiato perché i rappresentanti istituzionali in Parlamento la Costituzione l'hanno stracciata non una volta in questi due anni. Infatti sentenze di tribunali hanno sancito che sono stati fatti tanti errori, è stata violentata la Costituzione, e dovete darmene atto che è così, e l'articolo 11 ha fatto lo stesso fine, è stato ignorato e calpestato. Mi fermo. Grazie, grazie, grazie. Roberto.